L'idea del premio nasce dalla volontà di Gruppo Citrigno di impegnarsi nel sociale per affrontare un tema abbastanza delicato, che è l'assistenza domiciliare, rivolta a pazienti affetti da SLA e da malattie neuromuscolari e da pazienti terminali. Abbiamo scelto per questa prima edizione Massimo Mauro per premiare il suo impegno nel sociale e la passione con la quale svolge il ruolo di presidente nazionale di AISLA. Ci vuole tanto cuore, tanta passione, ci vuole nobiltà d'animo. Io penso che ognuno di noi ha il dovere, nei propri limiti e le possibilità, di aiutare chi ha bisogno. Se ciò avvenisse sarebbe un mondo davvero migliore. Prima edizione del premio Agapanto tenuta a battesimo da Biagio Izzo. La tua partecipazione è stata importante per un fine benefico. Beh, io ti ringrazio, che questo, il vero fine è quello, è una cosa benefica, nobile, importante, ben organizzata, e sono stato contento di essere stato invitato alla prima edizione. Speriamo di tornarci per tanti altri anni ancora. Il premio Agapanto 2017 viene consegnato a te come, non come ex gloria calcistica, ma come uomo che è stato recentemente confermato alla presidenza dell'AISLA. È un premio che va ai 300 volontari di AISLA. Sono delle persone che si occupano quotidianamente delle problematiche dei familiari e degli ammalati di SLA. Io sono uno dei 300, rappresento l'associazione, ed è un onore ovviamente, perché dare speranza agli ammalati di SLA che non hanno cura per questa terribile malattia è una cosa molto molto importante. La Calabria deve andare fiera di aver organizzato una serata del genere, davvero, perché è straordinariamente importante la sensibilizzazione su questo problema, perché purtroppo se ne parla poco, perché ci sono 6.000 malati in Italia che non sono un affare per le aziende farmaceutiche, quindi investono niente o quasi niente nella ricerca. Perciò complimenti alla Fondazione Mediolanum e al Gruppo Citrigno, che hanno voluto un premio del genere, non perché l'hanno dato alla mia associazione, ma davvero perché questo ci consente di parlare di SLA.